Se oggi parlo di te, lo faccio per onorare la meraviglia della vita che ci ha regalato un'amicizia ai limiti del credibile, e lo sapevamo bene noi. Levo gli occhi addosso su una coppia di amici affiatati e complici. Come puoi spiegare una magia tale? Ma eravamo troppo impegnati a vivere, in sintonia con le passioni, con la forza, col carattere e soprattutto con i principi. Mi dicevi che guardando le cose dal lato positivo si stava meglio e che se mi buttavo giù era solo perché io decidevo di farlo. È vero, è solo questione di prospettive e di scelte, e tu hai scelto quel prepensionamento pur di non indossare più una divisa che hai onorato ma che ti stava stretta. Quel mondo non ti apparteneva e hai avuto il coraggio di cambiare per trovare la tua dimensione. Ammiravo l'entusiasmo tipico di un bambino nel metterti alla prova, stile di vita sano, la politica e la cosa che ti riusciva meglio, stare su una bike. È il mondo dello sport che ti ha distinto, concretizzando un progetto, Ustica Dreams, intorno al quale hai costruito una vera famiglia. Hai colto il senso dell'aggregazione mettendo insieme atleti, ospiti, musica e divertimento. Hai portato tutti sulla tua splendida isola del benessere. In questo entusiasmante cammino hai colto il momento per avvicinarti alla politica, assecondando ogni incontro con un po' di inconsapevolezza, ma felice di questa nuova versione tua. Hai accettato una grande sfida che ti ha dato la soddisfazione di stare accanto ad esponenti politici nazionali, non solo vanto personale, ma per impegno verso la tua città. Abbiamo indossato l'abito della festa e siamo saliti su un palco per poi cambiarci, indossare il completo da spinning. Tutto però andava condiviso. Non ricordo nulla di te, in segreto, se non questa maledetta battaglia che ti ha portato via. Anche questa è stata una tua scelta, che io e Roberto abbiamo rispettato, sperando di vederci per un altro momento insieme, come sempre bagnato dalla pioggia ma illuminato dai nostri sorrisi. Hai fatto capriole di sentimenti per arrivare a quell'amore sognato oltre 13 anni e sposare la tua Katia. Ho visto nel tuo volto l'orgoglio di essere nonno e vedere il tuo gioiello, Elenia, crescere insieme a Giorgio. Con lei hai fatto davvero un capolavoro. Hai onorato tutti gli affetti incontrati nel corso della tua vita, riuscendo a creare una fortissima famiglia allargata, mettendo tutti insieme. Hai viaggiato, lavorato, scoperto mondi e ti sei divertito tanto, ma la soddisfazione più grande me la raccontavi quando passavi le domeniche nel tuo impero, contrada Bufalata, col tuo re, la tua regina, mamma e papà, tuo fratello e la tua amata nonna. Mi dicevi che quella è una terra genuina e tornarci per te era essenziale, era la tua ricarica naturale. L'ambizione ti ha spinto a volare alto, amico mio, ci hai provato in tutti i modi, negli alti e bassi di questa vita che ci ha riservato l'ennesimo colpo di scena, nel dolore immenso del vuoto che lasci, mi ha messa davanti la prova peggiore, perché questo è l'articolo che per te non avrei mai scritto.